Insomma, avete fatto un restyling raffinato a tutti gli effetti, è cambiata tutta un po' Sì, è la. cambiata totalmente l'immagine del negozio, siamo rivenuti dopo 9 mesi che siamo spostati al centro polifunzionale di Pegaso, adesso abbiamo rilanciato la nostra attività con molta armonia e queste attività lei sa benissimo che vanno avanti solo se c'è un'armonia familiare, una collaborazione, una situazione familiare positiva e a me è stato sempre così, ormai sono 35 anni che ho con i miei figli e Ecco mia moglie. appunto, con 35 anni, pandemie, terremoti, Ecco, il discorso trasferimenti. che le volevo fare è questo, con queste pandemie, terremoti, adesso la guerra, è molto difficile portare avanti attività commerciali, ma io ci credo insieme alla mia famiglia e ci ho fatto il mio meglio e ringrazio tutti i clienti del mio negozio che anche loro hanno collaborato a questa situazione. Voi siete stati un po' gli apripista dei grandi marchi, no? Perché qua, a parte che tu insomma eri nato, no, perché sei, sì, avevo diciamo piccoletto, 5 anni, eri piccoletto, piccolino. Gli apripista dei grandi marchi, qua anche punto di riferimento anche non solo di Scupito ma anche dell'Aquila. Sì, abbiamo voluto fare questo restyling per dare appunto un'immagine del negozio, una nuova immagine del negozio. Ecco là l'altro fratello, perché qua c'è tutta la famiglia del Pinto. E quindi per accogliere i migliori marchi, diciamo, della moda del momento e per creare. Quindi sono aumentati anche gli spazi. Sì, gli spazi. Ah. Adesso il negozio è 300 metri quadrati e abbiamo, cioè, la parte sopra da uomo, il piano sotto da donna. E, diciamo, abbiamo i migliori marchi e cerchiamo di attirare sempre nuove proposte. Nuove proposte, da ultimo l'hai detto prima, in un momento in cui, voglio dire, bisogna tirare la cinghia, crisi totale. Uno fa un investimento. Abbiamo fatto un investimento con la speranza che ci sia un rientro, con la speranza che le cose vadano bene, perché il momento è molto delicato e lei lo sa benissimo, perché adesso in questo momento c'è una situazione disastrosa in giro. E quindi insomma incrociamo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, sicuramente lo faremo perché siamo persone operative, abbiamo un personale molto bravo, siamo specializzati nel settore e cercheremo di dare lustro anche al nostro territorio, perché il nostro territorio, io voglio bene al mio territorio, questo è il comune di Scupito.